Radio.0 presenta Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara. È giovedì 5 aprile 2012. Buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla. Benvenuti a Fuori Gara, l'appuntamento quotidiano con il calcio Napoli, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16. Come ogni mercoledì andiamo tutti in rete con napolimagazine.com. Apriamo le nostre linee per la linea diretta con i tifosi, ma subito auguriamo il buon pomeriggio e il benvenuto al direttore Antonio Petrazzuolo. Buon pomeriggio Michele, a te e a tutti i radioascoltatori, ben ritrovati. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Buonasera, allora vi seguo, complimenti ad entrambi e posso chiedermi una cosa? Come no? Riguardo a Bigon, voi che sapete, sta per rinnovare? Sì, su Bigon io so che addirittura già sta trattando per... noi calciatori? Sì, per noi calciatori, per il Napoli, questo significa a mio avviso anche che resta Vazzarri. Anch'io penso che sia una cosa collegata. Comunque a differenza di tanti viene un po' denigrato Bigon, a me mi piace come direttore. Non penso che abbia fatto cattivi acquisti riguardo, cioè, rispetto al budget del Napoli. Beh, questo è, perché ovviamente... Fernandez, Zemail non mi dispiacciono come acquisti. Ovviamente questo è un punto di vista, perché poi ovviamente tanti tifosi dicono, però questo Bigon che cosa ha portato? Ha portato Cavani a Napoli, che Sabatini ha detto che lo voleva prima del presidente, già voleva fare lo scambio con Quagliarella. Però Antonio è scatenato, mi anticipa subito, che proprio là voleva arrivare. Perché ah sì, dicevano, allora. Molti dicevano proprio questo, che nella trattativa di Cavani Bigon non aveva fatto niente. Ah sì, quello è stato il primo a proporre lo scambio. No, invece abbiamo saputo proprio dal suo agente, tra l'altro, che è stato provvidenziale il suo intervento, almeno in fase iniziale. Poi ovviamente De Laurentiis ha alzato il telefono, ha parlato con Zamparini, ha chiuso la trattativa, è finita lì. Antonio, tanti auguri. Auguri anche a voi, vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. Grazie Antonio. Grazie a te. Buona giornata, grazie. Tanti auguri per famiglia. Salutiamo un nostro ascoltatore che ha un nome, che è tutto un programma. Diego, buon pomeriggio. Michele, buon pomeriggio a te, al direttore. Ciao Diego. Ciao Diego, ciao. Michele, approfittate a chiamare oggi perché sono sicuro che stasera non sarei riuscito a prendere la linea come la settimana scorsa. No, quindi permettimi di dire solo una cosa. Vai. Alla faccia di tutti i tifosi napoletani, juventini, voglio dire una cosa. Noi nel bene e nel male il Napoli lo tifiamo sempre. Lo juventino, quando la Juve è scesa in B, è scappato con la coda fra le gambe. È un'altra cosa. Il giorno dopo, ogni qualvolta, per 4 anni, hanno preso Mazzara a San Paolo. Non ci sono mai fatti vedere. Una partita che hanno vinto, il giorno dopo, li vedevi da tutte le parti, come gli avvoltoi. Perché è quello che sono i tifosi juventini napoletani. Non parliamo di quelli che stavano allo stadio. E voglio dire, quelli non li possiamo neanche classificare tifosi. Non meritano neanche di essere chiamati tifosi. Chiusa questa piccola paese. No, ma assolutamente. Voglio dire una cosa a tutti gli amici tifosi. Ragazzi, il 21 maggio è vicino. Aspettiamo a sparare sentenze, a fare critiche, eccetera, eccetera. C'è tempo, possiamo ancora raggiungere il terzo posto, c'è una finale da giocare. Poi il 21, tutti quanti, chi più chi meno, faremo le nostre conclusioni e faremo le nostre critiche. Povero Suffatti, parlando con Pagliarella e basta, mamma mia, veramente non se ne può più, ci voleva solo che segnava lui Domenico, guardami, credimi, è stato il castigo, non dando 3-0, no, ma vabbè, però effettivamente sul primo palo, diciamo che il gol l'ha fatto, ma c'era una mano dei Santis alla grande, lo so, lo vogliamo bene, Morgan lo vogliamo bene, è grande perché comunque sono 3 anni che sta a Napoli e ha dimostrato veramente di essere non un portiere ma un grandissimo portiere, quindi indubbiamente, però Domenico, il palo del portiere là non può prendere gol, è vero. Ma diciamo, no, ha commesso un errore, quindi diciamo dopo il 2-0 diciamo che la squadra era già no, nella testa. No, ma Michele, io credo che anche prima del Napoli, io la consolazione che mi sono domenica sera è quella di dire che il Napoli non ha giocato proprio, perché se si può un gioco quello che ha fatto il Napoli, insomma, allora questi 3 anni noi abbiamo visto un'altra squadra, quindi mi consola solo il fatto che il Napoli è sceso in campo proprio testa da un'altra parte e non voglio dire altro. Poi ripeto, le critiche si fanno il 21 maggio mattina, saremo tutti quanti pronti a criticare, quindi inizieremo la fase della sessione del mercato, cominceremo a fare i nomi, cominceremo a dire questo e quello, però per il momento siamo calmi. E anche sta storia, sti balletti, ste voci, sti spifferi, permettetemi di fare una battuta proprio squallida, ma giurimmo sti freste, perché non se ne può più con questi spifferi che arrivano da Londra, che arrivano da Parigi. Sinceramente io
fosse per me fare silenzio mercato fino al 21 maggio. So che è impossibile, ma purtroppo le voci continueranno a girare. Io, a me consola solo una cosa, che il presidente quando ha detto una cosa l'ha fatta. Io non sono un estimatore massimo del presidente, perché io credo che il Napoli, se rinunciasse un pochettino ai diritti di immagine ed alzerebbe quel tetto ingaggi di qualche centinaia di migliaia di euro, quest'anno ci potevamo trovare un giocatore che, come abbiamo visto domenica sera, Vidal, che è un giocatore formidabile. Questo lo dobbiamo dire, mica, questa è l'unica cosa che mi sento di fare al Napoli, perché è una cosa che abbiamo toccato con mano sulla nostra pelle domenica sera. Cioè, tra Vidal e Inler passa un abisso. Poi mi potete dire che sono ruoli diversi, mi potete dire che sono calciatori diversi, però la differenza è questa: un giocatore da 2 milioni e uno da 3 milioni fanno la differenza. Per carità, si possono comprare i giovani come vuole il presidente, però bisogna anche rinunciare a quei benedetti diritti d'immagine ed innalzare un pochettino il tetto in calcio. Questa è l'unica critica, se mi permettete, che voglio fare. Poi i ragazzi non vanno né fischiati, perché io sono sempre e comunque del parere che in campo ci vanno i nostri calciatori e che non devono mai essere fischiati, né prima né durante e né soprattutto dopo la partita. Anche quando si perde non vanno fischiati. Qua giù io spero solo che il 21 scegliamo e gioiamo, e spero di cantare a Roma quella canzone che hanno cantato gli Juventini domenica sera, così ci avessimo ancora meglio, perché qualche passaggio ancora non hanno capito. Vi saluto, ciao Michele, ciao Diego. La Società Sportiva Calcio Napoli e Macron hanno annunciato il rinnovo per altri 3 anni dell'accordo di sponsorizzazione tecnica che già legava le due società dal 2009. Il club partenopeo ha voluto così confermare la propria fiducia nell'azienda bolognese, che in questo modo ha visto premiati gli sforzi compiuti negli ultimi anni per conquistare fette sempre più significative di questo mercato. L'accordo, che prevede la fornitura non solo dei capi tecnici per tutte le formazioni del Napoli, ma anche di prodotti della nuova linea fashion per il tempo libero, nasce dalla stretta collaborazione tra i tecnici della Macron e lo staff del club partenopeo, che ha dato vita a prodotti di straordinaria eccellenza tecnica e vestibilità. Siamo curiosi di vederli. Ciao Andrea. Buonasera direttore, buonasera Michele. Ciao Andrea, ciao. Niente, io di cosa devo parlare? Io purtroppo sono talmente preso dalla sconfitta, perché è una sconfitta proprio generale, che veramente oggi vi ho chiamato giusto per salutarvi, dargli gli auguri di Pasqua. No, però proviamo a parlare un attimo di Lazio-Napoli. Sì, sì, sono troppo pigliate collere. No, no, di Lazio-Napoli dicevo, quindi anche voltiamo a pagina, sì, guardiamo sì, la sì, prossima. Anche perché poi, parliamoci chiaramente, il Napoli è ancora in lotta per il terzo posto, Lazio-Napoli sta quasi passando in secondo piano, quando in realtà è una partita importante, perché assolutamente, un pareggio può significare una conferma per i quartieri alti. Problema unico che ha in questo momento Walter Mazzarri è che deve fare la conta degli infortunati e degli squalificati. Out d'Ossena al 100%, ve lo do per sicuro. E a questo punto deve fare di necessità virtù, schierare Zemaile e Hiller centrali, con Hamsik anche lui centrale, credo Pandev in attacco con Lavezzi e Cavani. Un bel gol dell'ex per risollevarci, come la vedi? Io capisco che praticamente siamo in emergenza e tutto. Per quanto riguarda la formazione, per me va benissimo, anche perché io sono sempre stato del parere che questa squadra, nonostante avesse un gap inferiore alle squadre, alle cosiddette big, con quel fattore che io considero molto importante, che abbiamo, tanti di noi abbiamo imparato nei film di Rocky Balboa, gli occhi della tigre, quella carica in più, quella rabbia agonistica che il Napoli l'ha contraddistinto in questi 2 anni e mezzo da quando è venuto Mazzarri, bisogna ammetterlo. Io dico che se il Napoli gioca da Napoli, non è per dirlo oppure perché è un modo di dire, io credo che il Napoli possa far male a molte squadre in campionato, ho dimostrato sempre. La Lazio è una squadra ferita, il Napoli anche di più. Io quello che voglio e pretendo, anzi, è che in queste 9 partite, non voglio mettere la finale, la partita sì, queste 9 partite il Napoli giochi e suda la maglia come ha sempre fatto, però con quella cattiveria agonistica e con quella rabbia agonistica, e basta guardare il proprio pubblico, specialmente la curva B, sono di parte per dire anche l'anno prossimo dobbiamo portare sta gente in Champions League.
Assolutamente, assolutamente d'accordo. Un abbraccio forte, siete i migliori, buona Pasqua a tutti e forza Napoli. Ciao Michele, buonasera, ciao, buonasera Antonio, complimenti per la trasmissione. Grazie. E auguri di buona Pasqua. Grazie altrettanto. Anche a te Nicola. Tutta la tua famiglia e a tutte le famiglie all'ascolto. Sì, volevo fare una domanda ad Antonio. Antonio, siccome ho avuto un brutto dispiacere come tutti i tifosi del Napoli che ha perso contro la Juve, siccome qui a Ischia ci sono tanti gobbi juventini che stanno sempre a buttare, adesso stanno sempre a zuppuppano, come si dice tra virgolette, e l'auspizio più bello è quello che il 20 maggio ci toglieremo questi sassolini dalla scarpa. Questo... Volevo fare una domanda Antonio, ma secondo te Antonio, visto che il nostro caro presidentissimo, facendo una squadra piano piano dalla C1 ci sta portando in, ci ha portato in Champions, quelle parole che ha detto che io farei giocare tutti i 17enni, tutti i 18enni, secondo te sono parole per una piazza come Napoli? No, ma non era riferito Nicola al Napoli, era un pensiero suo generale, diceva dipendesse da me. È chiaro che a Napoli non puoi far giocare tutti i 18enni e 19enni, anche perché poi ha rettificato, per me i giovani vanno dai 18 anni ai 27-28, quindi se sei bravo, sei bravo a 16 come a 18, a 19, anche a 23, a 25, a 27, anche se qualcuno magari viene fuori alla distanza e poi ecco, esce allo scoperto con calma e ci vuole qualche anno in più, però De Laurentiis sa bene che a Napoli non può fare questo discorso e che a Napoli servono giocatori pronti giocatori affermati. Sì, come se stesse buttando un po' le mani avanti per l'anno prossimo, il mercato l'anno a Napoli l'anno prossimo ci vorrebbero due acquisti importanti in difesa, carissimo Antonio, e uno a centrocampo. L'attacco se rimane così, già abbiamo un attacco stellare. Certo. Con il Macedone in banchina e con Amsic, Lavezzi e Cavani, i tre tenori. Ti faccio due nomi, Nicola: Chivu per la difesa e Armero dell'Udinese per il centrocampo. Ti piacciono? Sì, tantissimo. Magari al fianco a Chivu mettere anche Ranocchia, perché è un ragazzo da recuperare. Bravo. Dalle doti eccezionali sul lato difensivo. Io andrei. E andrei a prenderlo subito Ranocchia, altro che Chivu. Sì, personalmente non mi entusiasma, però ti dico la verità. Ranocchia è fuori. Poi volevo fare un saluto a mia figlia Chiara, tifosissima del Napoli. Ti mando un bacio e un abbraccio alla mia piccola Chiara. Un abbraccio anche da parte nostra, okay, Nicola. Ok, di nuovo augurissimo, Antonio, complimenti. Ciao Nicola, grazie. Ciao Nicola, tanti auguri. E andiamo anche a vedere un po' come giocherà questa Lazio di Eddie Reia, che già sa tutto, come ha detto Walter Mazzarri, Mazzarri che non si è sbilanciato nella conferenza stampa del mercoledì, ci ha fatto capire soltanto alcune cose, come ad esempio Amsic che può giocare centrocampista centrale, piuttosto che a sinistra non ci sarà Dossera perché è infortunato, lo stesso discorso vale per Cristian Maggio. Una Lazio che dovrebbe giocare con 4-2-3-1, Marchetti tra i pali, Scaloni, Biava, Diakité e Conco in difesa, Ledesma e Brocchi davanti appunto alla difesa, Gonzales, Hernanes, Mauri a sostegno dell'unica punta, Tommaso Rocchi. Tutto sommato una squadra che a mio avviso modestissimo si può affrontare, ho visto anche la gara con il Catania, non è che mi hanno impressionato più di tanto, quindi tutto sommato il Napoli se la può appunto giocare senza grossi grattacapi. Detto questo, rispondo anche al messaggio di Mattia Verde che mi scrive su Facebook: non sarebbe meglio che lo scudetto lo vincesse la Juve, specialmente nell'ultima giornata di campionato? Per me sarebbe un vantaggio per il Napoli, poiché la settimana dopo c'è la finale di Coppa Italia e magari avranno allentato la tensione per i festeggiamenti. È d'accordo? Assolutamente no, cioè, sono proprio onesto al massimo, anche se questo discorso potrebbe essere valido fino a un certo punto, però mio modestissimo parere, lo scudetto andrà al Milan, anche perché per le cose che ci ha fatto vedere credo che non ce ne sarà per nessuno, anche dopo l'uscita dalla Champions League ci sarà una bella risposta. Saluto anche Agostino Granato che scrive: la Coppa la vinciamo comunque vada, non serve una Juve appagata. Da Antonio Petrazzuolo è tutto, un abbraccio e buona giornata e buon proseguimento con i programmi di Radio.0.